tutti voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, oggi Gesù ci dice: io sono la risurrezione e la vita. Accostiamoci a Lui con fede per passare anche noi dalla morte alla vita. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Sii nei tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, è grande e con Lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che ti ami, che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensavano che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro e già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse:
tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse, il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui con mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò, dove lo avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie, perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla quinta domenica di Quaresima. Siamo vicini alla Settimana Santa e la risurrezione di Lazzaro è l'ultimo segno prima della passione di Gesù. Infatti l'Evangelista Giovanni ci racconta un po' il dialogo che c'è tra Gesù e i discepoli. Gesù voleva tornare in Giudea e lì correva il rischio di essere ucciso, glielo dicono, ma siamo appena stati lì, li volevano lapidare e poi ritornare lì. Erano andati, gli avevano fatto sapere che il suo amico Lazzaro stava male, era ammalato. Gesù aspetta, temporeggia. In questa pagina del Vangelo, in diversi punti, in diversi momenti, viene fuori una sorta di critica nei confronti di Gesù. Viene spesso criticato, è per il fatto che vuole tornare in Giudea, è perché ritarda, è perché arriva quando già Lazzaro è morto da 4 giorni. Gesù è molto criticato, ma Gesù ha un compito ben preciso, ha le idee chiare, deve dare un segno, deve mostrare la gloria di Dio attraverso questo segno e deve far comprendere qual è la cosa più importante.
Qual è la cosa più importante, il segno che serve oggi anche a noi, il segno che riceviamo da questa pagina del Vangelo? Noi siamo chiamati alla vita, siamo chiamati alla vita eterna. E spesso noi ci soffermiamo a quella che è la morte, anche in questi giorni, in questo tempo, abbiamo molta paura della morte. Però mentre ci preoccupiamo della morte fisica, in realtà stiamo trascurando lo spirito, come ci dice la seconda lettura. Non c'è solo il corpo che è immortale, ma c'è anche lo spirito. E Gesù è la risurrezione e la vita. Lui è venuto a darci la vita eterna e vuole far venire fuori ognuno di noi dai nostri sepolcri, dalle nostre morti, perché spesso noi siamo morti interiormente a causa dei nostri peccati. Allora la risurrezione di Lazzaro serve per riflettere su quella che è la nostra vita, che spesso non è vita, non perché come stiamo vivendo in questo momento, e forse lo stiamo pure dicendo, ma che vita è questa che dobbiamo stare reclusi, chiusi, che non possiamo andare a lavorare, che non possiamo fare le nostre cose. Ecco, rischiamo di dire che vita è questa, ma anche quando pensavamo di vivere l'ordinarietà dei nostri giorni, che vita era? Una vita dove c'è la morte interiore, quando siamo morti dentro a causa dei nostri peccati, quando dentro di noi non ci sono sentimenti di vita, anche nei confronti dei fratelli, ma ci sono sentimenti di morte. Ecco, allora Gesù vuole farci uscire dai nostri sepolcri. C'è l'espressione di Marta che dice a Gesù, quando Gesù chiede di aprire il sepolcro, ma emana cattivo odore, sono 4 giorni che è lì dentro. A Gesù non interessa. Anche noi certe volte con i nostri peccati emaniamo cattivo odore, si sente la puzza della nostra cattiveria, dei nostri atteggiamenti, dei nostri comportamenti, dei nostri pensieri. Eppure Gesù non ha paura di rapportarsi con il cattivo odore dei nostri peccati, ma vuole dirci di venire fuori da questa esperienza. Ci vuole far risorgere, vuole fare rivivere la nostra anima in modo tale da comprendere la bellezza di quella che è la vita, sia terrena ma anche di quella che sarà la vita definitiva, la vita eterna. Quindi siamo chiamati a venire fuori dai nostri peccati, dai nostri pensieri. Questo tempo può servire molto. Ma c'è anche, almeno io ho questo timore, che questo tempo possa anche essere utilizzato da qualcuno per vivere solo lo sconforto e la preoccupazione legata solo all'esperienza materiale, fisica, e non a quella che può essere invece l'esperienza spirituale di questo tempo. Noi da questo periodo dobbiamo uscire ancora più forti, ma non solo esteriormente, ma soprattutto interiormente. Dobbiamo ritornare a vivere non la vita di prima, ma dobbiamo tornare a rivivere una vita nuova, la vita di Cristo, una vita di risorti, una vita di persone positive, una vita di persone che amano fare il bene e amano ricevere il bene, persone che sanno mettere al centro della propria esistenza le cose più importanti. E spesso, ecco, noi ci siamo smarriti e persi anche grazie alla confusione in cui abbiamo vissuto, ci siamo persi e abbiamo perso la dimensione delle cose più sante e sacre. E tra queste cose sante e sacre c'è sicuramente la nostra stessa vita e la vita delle persone che abbiamo accanto. Il Signore Gesù ci dice di uscire da questi sepolcri, che non sono, ripeto, le nostre case che ci tengono chiusi o oppresse, ma sono le nostre mentalità, i nostri peccati. Vogliamo allora anche noi accogliere l'invito di Gesù,
dobbiamo fare come Marta e Maria, ci dobbiamo fidare di Gesù, dobbiamo fidarci di Lui, dobbiamo fare anche noi la nostra professione di fede, dobbiamo dire come queste due sorelle: Signore, io so che Tu qualunque cosa chiederai al Padre, Lui te la concederà. E sono certo, e chi crede in Gesù è certo, che il Signore in questo momento sta chiedendo per noi le grazie più importanti. La prima fra tutte non è quella di liberarci dal coronavirus, ma è quella di liberarci dal virus del peccato. E poi sicuramente sta provvedendo, come ha fatto per Lazzaro, perché gli ha ridato anche la vita, quella del corpo. Sta provvedendo il Signore a chiedere al Padre per noi la grazia di essere liberati da questo male. Invochiamolo il Signore, cerchiamolo, chiamiamolo, chiediamo a Gesù di venire in mezzo a questa umanità che sta vivendo questa morte, quella fisica e quella interiore. Chiediamo al Signore Gesù di farci sperimentare la risurrezione, quella spirituale, perché quella corporale avverrà quando vorrà il Signore. Chiediamo al Signore di poter vivere questa quinta domenica di Quaresima con la consapevolezza che Gesù ci ritiene amici, come per Marta, Maria e Lazzaro, e per noi ha pure lacrime di commozione. Gesù si commuove dinanzi alle nostre sofferenze, dinanzi alle nostre paure, dinanzi anche ai nostri dubbi. Lui si commuove perché ci ama. Questo dobbiamo ricordare in questa quinta domenica, e per questo motivo, poiché Lui ci ama e prova tenerezza e compassione per noi, si prenderà cura di noi e non mancherà di venire, di venirci a trovare, di venirci a incontrare, per darci parole di speranza e soprattutto per donarci la salvezza. Vogliamo pregare anche questa domenica per tutti i defunti, in maniera particolare per quelli che sono morti con il coronavirus. Vogliamo pregare per i familiari, vogliamo pregare per tutti noi, affinché possiamo trovare in Gesù quella fede necessaria per superare questo tempo e per testimoniare, attraverso anche l'esperienza di questo tempo, la nostra fede in Gesù che è morto e che è risorto. Solo dato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo il dono dello Spirito perché rinforzi in noi la fede nella risurrezione e nella vita eterna. Diciamo insieme:
Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché professino sempre con fedeltà la fede nella risurrezione e annunzino Gesù Cristo, Mediatore, e insieme pienezza di tutta la rivelazione, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per i laici impegnati nella politica e nel sociale, perché come Gesù, che si commosse profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per coloro che sono nella tribolazione e nel lutto, perché Cristo, Signore dei vivi e dei morti, li sostenga con la sua pace e li consoli con la speranza nella risurrezione, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per noi qui riuniti, perché forti della fede nel Figlio di Dio, Signore della vita, diventiamo persone capaci di togliere le pietre della morte che contrastano la gioia e la speranza della risurrezione, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Accogli, o Padre, la nostra preghiera, estendi la tua misericordia su di noi e sui fratelli che in questo tempo si sono preparati a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pero no.
santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Vito, Santa Maria Maddalena e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità con lo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra viva nel Cristo, poiché abbiamo comunicato il suo corpo e il suo sangue, per Cristo nostro Signore. Amen. Come ogni domenica, anche questa domenica, voglio al nome di tutta la comunità rivolgere al nostro santo patrono San Vito la preghiera affinché possa anche lui intercedere per liberarci da questo male, dal coronavirus. O giovane martire San Vito, nostro patrono, protettore e modello di santità, ottieni a noi quei devoti che invochiamo la tua intercessione, la grazia che desideriamo, il sollievo dalle sofferenze, la guarigione dai mali che ci affliggono e in particolare la liberazione dell'Italia e del mondo dal coronavirus. Ottieni a noi tutti di poter tornare alla vita serena di ogni giorno, vita fatta di scuola per i nostri bambini, per i ragazzi, i giovani, gli insegnanti, di quanti si spendono per la formazione umana, vita fatta di fatica giornaliera, laboriosa e onesta, di quanti lavorano in tutti i settori, vita spesa per la cura spirituale delle anime e la formazione spirituale, vita spesa per la cura dei corpi e per la ricerca, per la cura delle creature e del creato. Vita dove condividere i beni con i meno fortunati significa riempirsi di gioia e arricchire l'anima. Vita dove seguire l'ideale della santità è normale e bello. Vita vissuta con il desiderio di morire in grazia di Dio. Vita spesa per conseguire la beatitudine eterna del Paradiso. Ti benediciamo, Padre, perché hai nascosto i misteri del Regno dei Cieli ai sapienti e agli intelligenti e li hai rivelati ai piccoli e agli umili di cuore. Concedi a noi, che veneriamo San Vito, come nostro patrono e protettore, una manifestazione della tua gloria. Ottienici di avere il cuore aperto alla tua parola e alle necessità dei fratelli. Ottienici la grazia di essere liberi da questo virus che ci priva degli abbracci, del contatto, della condivisione, degli affetti, delle visite, ma ci priva soprattutto della possibilità di nutrirci del tuo preziosissimo corpo donato a noi nell'Eucaristia. Per intercessione di Maria Santissima e del tuo servo Vito, liberaci, oh Signore. Amen. Thank you.
e soprattutto impegniamoci a pregare, a rendere presente il Signore nella nostra vita, anche se non possiamo vivere qui dentro le nostre chiese l'Eucarestia, la possiamo vivere anche attraverso questi mezzi di comunicazione. Quindi non scoraggiamoci, lottiamo innanzitutto per essere forti e per mantenere nel nostro cuore la fiducia e la fede nel Signore, che ci farà superare anche questo momento di difficoltà. Vi auguro una santa domenica piena di gioia, piena di serenità nonostante tutto, e pregate per me affinché possa anche attraverso questi mezzi riuscire a farvi avere quello che posso farvi avere, ma l'Eucarestia è tutto. Penso che in questo momento, anche se la Chiesa dove si celebra è la Chiesa Madre, ma la Chiesa è tutta Ciminna, quindi questa Eucarestia non ha pareti, ma tutta la nostra comunità vive questa Eucarestia attraverso la celebrazione che ogni giorno faccio per voi. La prossima settimana è la Settimana Santa. Avremo sicuramente a disposizione, anche se già ci sono quelli della CEI, vivremo la Settimana Santa attraverso le dirette, quest'anno sarà così, ma anche questa diventerà una prova che susciterà ancora di più la nostra fede, il nostro desiderio di avvicinarci al Signore, e quindi avrete modo anche attraverso la pagina Facebook di vedere gli orari delle celebrazioni. Non vi mancherà nulla, vi mancherà tutto, non vi mancherà nulla attraverso le dirette. Rimaniamo uniti nella preghiera e nella comunione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia di ritornare nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e buona settimana.